Ciao anime belle e benvenute in questo nuovo video posta del cuore. I video posta del cuore sono dei video che faccio ogni tanto. Vi chiedo su Instagram di compilare un Google Form anonimo mandandomi i vostri drammini amorosi e io vi rispondo come risponderei a una mia amica, diciamo, quindi senza particolari competenze sulle relazioni, eccetera. Non lo so, così, come rispondere a un'amica, sono temi di cui mi piace molto molto parlare e quindi di cui leggo un sacco, mi informo tanto, quindi vi do un po' delle risposte, però sappiate che sono il mio parere personale, la mia visione sulle cose, quindi non prendetele a mo' di legge, ovviamente. Vediamo se l'inquadratura è buona o... Ok, è storta, probabilmente è storta. Insomma, come sempre, è una caratteristica dei miei video avere l'inquadratura storta, però... Iniziamo subito, dalla prima letterina. Io non le ho lette, quindi le leggo qui con voi per la prima volta. Ciao Naki, sono da 4 mesi in Spagna, posto che però tra una settimana lascerò per iniziare una nuova avventura. Allora, queste vi ho chiesto di mandarmele il 22 aprile, oggi è il 30 aprile, quindi forse hai già lasciato questo posto. Nell'ultimo mese ho iniziato una relazione molto intensa con una ragazza qui, relazione che probabilmente, a causa dell'incertezza sul futuro, non essendo io certa di tornare qui e sulla distanza che a lei mette molta ansia, è destinata a concludersi con la mia partenza. La mia parte innamorata è mega triste, quella razionale tende a comprendere che forse è meglio così. Pensi sia meglio concludere qui per non andare a rovinare in futuro quel che di bello c'è stato, oppure provare a continuare senza nessuna certezza, se non eventualmente la voglia di entrambe, cosa che probabilmente però potrebbe non bastare? Parliamo molto, so che tutto si risolverà per il meglio, anche dovessimo decidere di chiuderla qui. Però sono curiosa di sapere il tuo punto di vista. Grazie se mi leggerai, un abbraccio grande. Abbraccio forte forte anch'io, penso che nel momento in cui vedrai questo video la tua decisione l'avrai presa, nel senso che, cioè, penso che la settimana sia già passata e quindi il momento di un'eventuale chiusura sia già arrivato. Però ti racconto un po' quello che probabilmente farei io per come sono fatta, che non è sicuramente magari la cosa giusta o la cosa migliore. Diciamo che tendenzialmente io quando mi innamoro tendo a credere che tutto è possibile, che è una cosa molto bella da vivere, però che non sempre mi dà, diciamo, una visione chiara della realtà. Chi può dirlo, no? Nel senso che effettivamente dal punto di vista razionale magari potrebbe non funzionare, magari invece decidete di andare avanti, le cose vanno molto bene e decidete, che ne so, tu decidi di tornare lì oppure di trovarvi da un'altra parte. Cioè noi non possiamo saperlo effettivamente, quindi dipende un po' da cosa vuoi tu per la tua vita. È vero che vi frequentate da un mese, che può essere magari poco tempo per dire ok, investo in una relazione a distanza, perché le relazioni a distanza sono molto molto impegnative. Però per come sono fatta io probabilmente sarei andata avanti, sarei andata avanti fino a probabilmente a scoprire che poi era troppo complesso, non si poteva fare, non avrebbe funzionato, perché credo che se non c'è un'ottica di ricongiungimento a breve, che non, cioè a breve può voler dire 6 mesi, un anno, non lo so, cioè dipende, però, o anche più anni, insomma, ci sono persone che stanno insieme a distanza per tanti anni, però penso che sì, ci voglia un po' l'ottica del dire ok, abbiamo un goal, cioè andare a vivere nello stesso posto, trovarci nello stesso posto nel breve termine. Non so se ovviamente dopo un mese di relazione sia fattibile, cioè in un mese è anche difficile capire quanto si può essere compatibili, c'è la fase iniziale dell'innamoramento che è bellissima, che è una bomba, cioè tutte endorfine a mille, però si capisce poi andando avanti se effettivamente si è compatibili o no. E è difficile capirlo durante la fase dell'innamoramento, per la mia esperienza, perché appunto siamo in questa fase in cui è tutto così bello, per cui facciamo un po' fatica a dire ok, io e questa persona siamo compatibili e vogliamo cose simili, abbiamo bisogni compatibili tra loro, eccetera. Quindi ti dico, probabilmente io sarei andata avanti per come sono io, perché quando mi innamoro sono un treno, sono un fiume in piena. È la cosa giusta da fare? Non lo so, cioè a volte vorrei essere capace io nella mia vita di dire ok, sono un fiume in piena, è vero, però questa situazione è già evidente che non andrà bene, quindi teniamoci quello che di bello c'è stato e lasciamo andare, piuttosto che rimanere attaccate a una situazione che sappiamo già andrà a finire probabilmente male, facendoci soffrire. A volte io vorrei avere la capacità di fare questo nella vita, ad oggi non sono ancora capace di farlo, quindi so che non ti sto dando una risposta chiara, cioè probabilmente io sarei andata avanti, è la cosa giusta da fare, non lo so, forse la cosa più giusta è effettivamente dirsi ok, è stato bellissimo, grazie per tutto. Rimanete in contatto ovviamente e chissà cosa succederà nella vostra vita. Comunque ti auguro il meglio per tutto quanto, per le tue avventure, per la tua vita. Che carina questa persona mi ha scritto, sei una brava persona. Ma grazie, che cosa tenera. Relazione di 4 anni in cui mi ha tradita. Ora ho una relazione bellissima da 5 anni e conviviamo.
Allora, quindi penso che ci fosse un'altra la relazione di 4 anni in cui ti ha tradita è una relazione precedente, ora hai quest'altra relazione da 5 anni, penso. Nonostante tutto non riesco a fidarmi, sono molto gelosa, penso a causa del trauma avuto. Consigli per aumentare l'autostima? Grazie. Allora, sì, penso che siano due relazioni diverse. Il consiglio che ti do è di andare in psicoterapia e parlare, affrontare di questa cosa, con la tua psicoterapeuta, perché, cioè, succede questa cosa, no? Noi nella vita viviamo dei traumi, delle esperienze che ci segnano e poi magari tendiamo a riproporre dei meccanismi per proteggerci, che però non sono funzionali, non ci fanno stare bene, non fanno stare bene le persone intorno a noi. Penso che la cosa migliore che possiamo fare sia lavorarci con una terapeuta, andarci in profondità, cercare di risolvere questa cosa qui in modo da riuscire noi in primis a viverci al meglio le nostre relazioni e anche per le persone con cui stiamo. Però ricordiamoci che lo facciamo in primis per noi, perché comunque immagino che per te non sia bello il fatto di sentirti non al sicuro, nonostante probabilmente questa persona con cui stai sia una persona che merita totalmente la tua fiducia, che te l'ha dimostrato in tutti i modi, però magari tu con questo trauma che hai avuto fai comunque fatica ed è comprensibile questa cosa, no? E credo che non ci sia molto che la persona con cui stai possa fare per convincerti a fidarti. Penso che sia proprio una cosa che devi lavorare tu dentro di te e credo che la cosa migliore sia farlo con l'aiuto di una psicoterapeuta. E ti auguro un buon percorso. Ciao Naki, come stai? Sto bene, grazie. Sono molto contenta, mi piace fare video posta del cuore. Spero tutto bene. Io ti scrivo perché mi trovo in una situazione un po' insolita. Ho 22 anni, sono volontaria in un canile e proprio qui ho conosciuto il responsabile che ha 37 anni. Da subito c'è stata una certa intesa, cosa che hanno notato tutti quanti al canile. Mi ha aiutata anche in momenti molto difficili, per questo sono grata. Però lui convive con una ragazza e stanno insieme da circa 10 anni. Questa intesa tra di noi però mi fa desiderare di stare con lui tutte le volte che posso, anche se so che sarebbe impossibile iniziare una relazione. Ho la sensazione che non troverò mai questa chimica e questa complicità che c'è con lui. Lui mi sta sempre intorno, a volte fa battute sono i due, cose del genere, ma non è mai successo niente. Io però un po' ci spero. So che non ci sono soluzioni, ma avevo bisogno di dirlo a qualcuno. Grazie. Ti abbraccio forte, fortissimo e capisco, è un po' una situazione in cui non c'è molto che tu possa fare, no? Se non ricordarti che questa cosa non può succedere. Perché appunto lui ha già una relazione, deduco monogama, non l'hai specificato, però dicendo che non può succedere niente fra voi due, deduco che la loro relazione sia monogama. L'unica cosa su cui tu puoi attivamente lavorare è dirti che non è vero, che non troverai mai questa chimica con altre persone, che non troverai mai questa connessione, cioè sicuramente quella che avete è speciale. E immagino sia un po' difficile, no? Il fatto che vi vedete in canile, anche lui ti sta intorno, eccetera, non è proprio facilissimo gestirla, però. Mi raccomando, non dire a te stessa che, cioè, siamo, quanti siamo? 9, 8 miliardi di persone su questo pianeta, tantissimi. Quindi c'è proprio statisticamente impossibile che tu non troverai mai una connessione come questa. Poi non identica assolutamente, però sicuramente incontrerai altre persone che ti piacciono, con cui senti una chimica, con cui senti una connessione. Però permettiti di farlo, nel senso, se ti dici non esisterà mai un'altra persona come lui, ti stai un po' incastrando in questa cosa per cui non ti permetti neanche di. Che non ti sto dicendo trova un chiodo, scaccia chiodo, cose così assolutamente, però ricordati esatto che ci sono tante persone nel mondo e se con lui questa cosa non può succedere, cerca di goderti il vostro rapporto in una cornice di amicizia, anche se capisco che magari è difficile quando c'è così tanta attrazione, però in questa situazione non puoi fare altrimenti e ti auguro che arrivi un'altra persona che invece è disponibile e libera per stare con te, con cui trovare questa bellissima chimica e questo bellissimo rapporto. E non so quanto possa esserti stato utile quello che ti ho detto, probabilmente sono tutte cose che già sai, però sono felice che tu abbia trovato uno spazio in cui parlarne. Assolutamente, io sappiate che io non vi giudico mai nella vita, cioè potete raccontarmi quello che volete, da parte mia non avrete mai un giudizio o una cosa del genere. Ciao Naki, ti seguo da diversi anni e ti stimo molto. Grazie mille. Sono in una relazione etero da quasi 7 anni, ma diversi anni fa mi sono resa conto di essere queer e di avere la necessità di appartenere e di vivere l'ambiente queer. Purtroppo continuo a limitarmi ad osservarlo dalla mia bolla social. Alterno a sentirmi bene nella relazione a questa smania di uscirne per vivere a pieno me stessa. Sono in grande dubbio, spesso mi sento sola e non capita. Ne abbiamo parlato diverse volte, ma sembra che non la prenda mai sul serio. Vado in terapia solo io, ma comunque non riesco ad aprirmi del tutto. È come se mi svalidassi da sola perché non ho mai avuto relazioni women loving women. Grazie se mi leggerai, ti abbraccio. Allora, ti abbraccio forte, fortissimo anch'io. Capisco la difficoltà di trovarsi in una situazione in cui
hai una relazione che probabilmente, visto che va avanti da 7 anni, è anche un po' la tua zona di comfort, quindi anche se non ti fa stare bene del tutto, diventa comunque, fa paura lasciare la zona di comfort. Allo stesso tempo però ti dico che se non ti senti capita dalla persona con cui stai, se senti che questa persona non prende sul serio le cose che tu gli dici, cioè al di là della tua voglia di viverti la bolla queer, che è assolutamente validissima e che comprendo appieno, cioè io farei una valutazione sulla tua relazione non in base al fatto che tu hai voglia di viverti il tuo essere queer, ma in base a quanto bene stai in quella relazione, punto. Perché se diventa una lotta tra il sto con questa persona e voglio vivermi la mia bolla queer, è molto difficile prendere una decisione, cioè io penso che noi dovremmo stare con le persone se ci stiamo bene, se queste persone ci fanno sentire capite, se ci fanno sentire amate, se ci fanno sentire viste. Quindi io penso che tu debba scegliere se restare o meno in questa relazione in base a questo, in base a quanto ci stai bene. Ovviamente da una letterina così io non è che posso dirti lascia la persona con cui stai, è evidente che non ci stai bene, cioè mi hai detto 4 cose, però è un po' questa la cosa che io ti consiglio di fare, cioè so che può fare molta paura dopo tanti anni in una relazione l'idea di tornare a essere single, esplorare il mondo queer, oh mio Dio, però da persona che è stata in questa situazione ti dico che, cioè, se tu nella relazione non stai bene, non ti senti pienamente te stessa, fa molta paura al passo di lasciare la persona e stare da sola e esplorare il mondo, sì, però una volta che lo fai è un dono enorme che ti fai. Perché semplicemente se tu stai in una relazione con una persona che non ti fa sentire vista, capita, ma non perché lui sia una brutta persona, magari semplicemente sono cose che non sente, non riesce a fare questo sforzo, non so, e alla fine è una relazione in cui tu un po' ti spegni, no? E quindi, non lo so, se tu non stai bene in questa relazione, io ti consiglio di uscirne per questo, in primis. Poi il fatto di essere queer non è una cosa che provi con l'esperienza, cioè se è una cosa che tu senti, puoi aver avuto 10 relazioni con donne o neanche una, però sei validamente ugualmente queer, non è una cosa che hai bisogno di timbrare un cartellino per dimostrarla. Però capisco benissimo la voglia di esplorare questo mondo ed è valida e sì. E nulla, io spero di averti detto qualcosa di utile e ti mando un grande abbraccio. Hai tutto il mio supporto, forza! Qualsiasi cosa tu decida di fare, però spero che tu possa sentirti al meglio con te stessa e che tu possa attorniarti di persone che ti fanno sentire amata, capita e vista e valida anche nel tuo essere queer. Forse non proprio domanda da posta del cuore, ma secondo me si deve parlare anche di questo. Dopo tanti anni in varie relazioni sto cercando di stare bene da sola e non ricercare una persona per solo per stare con qualcuno, anche perché poi mi ritrovo a frequentare persone a cui non sono realmente interessata. Consigli? Grazie Naki, seguirti fa bene al cuore. Madonna quanto siete dolci. Allora, credo che sia una cosa bellissima quella che stai facendo, perché alla fine noi stesse, cioè io sono l'unica persona che ci sarà per tutta la mia vita, per me, sicuramente. Cioè questa è una cosa, una certezza che abbiamo, che noi stesse per noi ci saremo sempre, ci accompagneremo per tutta la vita. Quindi è una relazione che vale la pena di coltivare, quella con noi stesse, prima di tutte le altre. Io non sono molto dell'idea del non puoi pretendere che gli altri ti amino se non ami prima te stessa, perché non è vero, cioè non credo che dobbiamo arrivare a un livello di accettazione e amore verso noi stesse top per riuscire a farci amare dagli altri. Anzi, penso che l'amore altrui possa aiutarci ad amarci, a vederci per come siamo, no? Perché a volte abbiamo delle idee molto distorte di noi nelle nostre teste. Però sì, penso che sia una cosa bellissima, cioè se tu ti sei resa conto che tendi a stare in relazioni solo per stare in relazione, quindi che poi ti ritrovi a stare con persone che non ti interessano davvero, credo che sia un'ottima cosa quella di dire, sai che c'è, io adesso sto da sola, mi concentro su di me. Proprio, cioè, fai cose per te stessa, portati a fare cose che ti piacciono, portati al cinema, portati ai festival, portati ai concerti, dedicati a un nuovo hobby creativo, cioè qualsiasi cosa possa aiutarti a passare tempo con te, a conoscerti meglio, a esplorarti meglio. E poi alla fine penso che, cioè, le persone arrivano, ci capita di incontrare persone che ci piacciono. Se noi non siamo attivamente a cercarle, perché magari abbiamo questa ricerca pur di stare con qualcuno, le persone poi arrivano nella nostra vita. Sono molto fiera di te che stai facendo questa cosa, è una cosa veramente molto molto bella e molto molto preziosa. E probabilmente arriveranno delle persone nella tua vita, di cui ti innamorerai, che ti piaceranno e te lo auguro di cuore. Intanto ti auguro di goderti appieno il rapporto con te stessa, veramente, perché è bellissimo ed è una cosa che io coltivo moltissimo anche quando sono in relazione. Per me è proprio fondamentale il fatto di avere il mio spazio, il mio tempo per me stessa, cioè che io sia singolo o in relazione ho profondamente bisogno del mio tempo, del tempo per me.
Penso che una volta che si inizia a dedicarsi del tempo, a dedicare del tempo a noi stesse, è una cosa che non possiamo smettere di fare, per fortuna, perché credo che sia anche molto utile quando si è in relazione dedicare ognuna del tempo a se stessa, penso sia molto utile anche per la crescita della relazione, oltre che degli individui. Ciao Naki, da qualche anno mi sono avvicinata al poliamore attraverso libri, podcast, social. Il mio approccio è stato solamente teorico, perché non ne ho mai fatto esperienza concreta, ma sono abbastanza sicura che sia uno stile relazionale in cui mi trovo. Da qualche mese ho incontrato una ragazza con la quale mi trovo estremamente in sintonia, ma fin dall'inizio mi ha chiarito il suo orientamento relazionale monogamo. Abbiamo iniziato a costruire una relazione insieme monogama, nella quale per il momento mi trovo alla grandissima. In 9 mesi non ho mai sentito la necessità di guardare al di fuori della coppia. Pensi che la mia tendenza al poliamore sia latente o potrei essere predisposta ad accogliere entrambi gli orientamenti relazionali? Complimenti per i tuoi contenuti, sei pura ispirazione. Madonna, quanto siete carini! Cioè, oggi mi state dicendo un sacco di cose troppo dolci, grazie mille. Allora, io penso che tu possa essere incline a entrambi gli stili relazionali, e, cioè, questa è una cosa che anch'io sento. Allora, non tanto sulla monogamia, perché ho provato recentemente a stare in una relazione monogama e non è una cosa che fa per me, proprio per tutta la decostruzione che ho fatto, faccio un po' fatica a trovare un senso per me nella monogamia. Con questo non voglio dire che non sia un orientamento valido, semplicemente io non mi ci trovo bene. Però penso sempre che la persona venga prima dello stile relazionale, no? Cioè, se a te piace tanto una persona, se hai un'ottica di costruire qualcosa insieme, ci sta che voi diciate ok, costruiamo la nostra relazione e poi vediamo. Secondo me la cosa importante è mantenere un'apertura al dialogo, perché purtroppo la cosa che si tende a fare è questa: siccome la monogamia è l'orientamento relazionale riconosciuto, più accettato, ok, a livello sociale, quello che succede spesso è quando una persona tendenzialmente non monogama ne incontra una monogama, si sceglie una relazione monogama, cioè è una cosa scontata perché perché la monogamia è la cosa normale, nel senso che è la cosa più diffusa e quindi sembra che, cioè, sembra una roba naturale e a lungo termine questa cosa può diventare molto frustrante perché solo una delle due persone sta facendo un compromesso, cioè non c'è un incontrarsi, non c'è un parlarne o trovare magari un modo che può essere, come dire, una via di mezzo tra il poliamore e la monogamia, no? Che non è facile fare questa cosa, però credo sia importante, nel senso che poi il rischio, cioè ovviamente adesso io non sto parlando della tua situazione nello specifico, sto facendo un ragionamento più ampio. Nella prima fase dell'innamoramento è anche normale non vedere il mondo e essere super, oh mio Dio, oh mio Dio, oh mio Dio. Però se tu hai una tendenza al poliamore, prima o poi questa roba viene fuori, no? Quindi credo sia molto importante mantenere una comunicazione aperta su questa questione qui, perché in modo che tu ti senta libera di esprimerti a riguardo, e altrimenti il rischio è quello che si dice all'inizio: la persona dice io sono monogama, quindi noi dobbiamo essere monogame, e poi non c'è più apertura al dialogo a riguardo, e questa cosa qui rischia di diventare molto frustrante. Magari non è il tuo caso specifico, cioè magari tu sei una persona che può stare bene in entrambi gli stili relazionali. Però in generale questo è il consiglio che mi sento di darvi, perché come persone tendenti alla non monogamia spesso facciamo questo errore, diciamo, di dire ma sì, va bene, ok, e poi quando il nostro bisogno viene fuori non viene accolto o accettato perché io te l'ho sempre detto che sono monogama, come se io te l'ho sempre detto che sono monogama valesse di più di io te l'ho sempre detto che sono non monogama, no? Quindi quando due persone diverse si uniscono si cerca un compromesso che di solito sia una via di mezzo tra i bisogni delle persone. Quando invece il compromesso lo deve fare solo una delle due persone, a lungo termine rischia di diventare davvero frustrante. Quindi, ecco, occhio a questa cosa qui. Non voglio smontarti assolutamente, spero davvero tanto che la tua relazione continui ad andare bene, che tu continui a starci bene. Fate attenzione a parlare di questa cosa, cioè parlatene, mi raccomando, non mettetela in un cassetto dimenticandovela e poi un domani, quando magari tu ne vuoi parlare di nuovo, sembra che venga giù il mondo perché, oh mio Dio, non ne hai mai parlato, capito? Questo. Ciao Naki, relazione di più di un anno con un ragazzo che mi ama, mi rispetta e mi fa sentire amata. È tutto reciproco, sto benissimo con lui, ma da un po' inizio ad avere paura del futuro. Cosa ne sarà della nostra relazione? Come si mette in prospettiva questo per non farlo diventare un pensiero intrusivo? La mia paura è che minime sciocchezze possano influenzare anche il nostro futuro. Non so se mi sono spiegata abbastanza bene, spero, grazie se mi risponderai. Io capisco questa paura perché anch'io quando mi piace tanto una persona e ci sto bene, inizio a pensare, oddio, e come faremo? Come andrà avanti?
e mi perdo un po' in questa roba, mi viene un sacco di ansia. E una cosa che la mia psicoterapeuta mi consiglia sempre è cercare di stare nel qui ed ora e proiettarmi in un futuro prossimo, perché in realtà del futuro futuro nessuno ha un'idea chiara, cioè noi possiamo stare qui a fare mille mille piani, ma poi le cose cambiano, si modificano, cioè se io guardo indietro alla mia vita, vedo quante cose sono andate in modo diverso rispetto ai piani che avevo, nel bene, nel male, eccetera, no? Quindi è una cosa che sto cercando attivamente di fare anch'io nella mia vita e soprattutto nelle mie relazioni, di non proiettarmi così tanto. Cioè, quando la mia testa inizia a pensare, oddio, al futuro, mi dico a me stessa, lascia stare. Non seguiamo questo tunnel di pensieri perché so che mi porterà ad avere ansia e tanto non ho alcun controllo sul futuro, non so esattamente come andrà, quindi nel qui ed ora sto bene con questa persona, nel qui ed ora mi sta piacendo questa persona, sì, vogliamo fare dei piani insieme, facciamoli con la consapevolezza che le cose possono cambiare e va bene così. A me aiuta molto questa cosa, ti consiglio comunque di parlarne in terapia se sei in terapia o di andarci se non lo sei, perché comunque questa è una cosa che funziona per me, per come sono fatta io, non è detto che funzioni per tutte le persone. Comunque ti auguro ogni bene. Ciao Naki, vivo credendo di non poter essere amata e di conseguenza non sono predisposta ad accogliere amore. Non sono mai stata fidanzata, ho 22 anni. Più passa il tempo, più mi convinco di avere qualcosa che mi manchi. Ho pensato anche di essere omosessuale e di non riuscire inconsciamente ad accettarmi. Sono l'unica persona a cui muovo critiche invalidanti. Allora, innanzitutto ti mando tipo un abbraccio infinito e mi dispiace tantissimo che tu ti senta così e che tu senta di non poter essere amata. E il consiglio veramente che mi viene da darti è quello di andare in psicoterapia, di parlarne con una terapeuta per capire un po' da dove viene questa cosa e per cambiare questa convinzione, perché a volte queste convinzioni sono delle cose profonde che derivano magari dalla nostra infanzia, da cose che ci sono successe, eccetera, ed è un po' difficile da sole riuscire a risolverle, no? Perché non è una cosa sull'ambito del razionale. Cioè noi possiamo anche pensarci a livello razionale e dirci no, ma non dovrei farmi queste critiche, non dovrei pensare, però è difficile da sole smontare queste convinzioni, capire da dove vengono, eccetera. Quindi io davvero ti consiglio di andare in terapia per andare un po' in profondità. Sei giovanissima, quindi, cioè, hai 22 anni, sei giovanissima, puoi veramente lavorarci su questa cosa, a parte che si può lavorare a tutte le età, su tutte le cose, però ecco, io fossi in te farei questo, diciamo, investimento nella cura di me stessa sì, perché tutte le persone meritano amore, quindi non è possibile che tu non meriti di essere amata, ne sono sicura che lo meriti, ecco, ti mando un grande abbraccio e ti auguro buon percorso. Io ho le formichine alla gamba. Mi si era proprio addormentata tantissimo la gamba, non mi ero neanche accorta. Ho fatto rientrare i cani, potrebbero potenzialmente fare così, no? Di solito non rispondo alle letterine molto lunghe perché appunto non voglio prendere troppo tempo, visto che sono tante, però siccome oggi ne mancano solo tre e ho risposto a tutte poi, allora questa la leggiamo anche se è bella lunga. Guarda, quasi mi dispiace per te se proverai a rispondere a questo casino. Bene. Sono in una relazione aperta ormai da 4 anni che funziona bene, sana, con ottima comunicazione e molto amore. Che bello. Circa un anno fa mi sono innamorata di una coppia di amici. Non l'ho mai detto così, ma mi sembra una buona sintesi. Avevo un'attrazione forte per lui, che era il nostro amico da prima. Quando ci ha presentato lei ci siamo piaciute molto, subito. Tra l'altro era la prima volta che mi succedeva in modo così chiaro e senza filtri con una ragazza, perché appunto ci siamo incontrati in un momento di grande apertura e curiosità. Lei era attratta dal nostro stile relazionale, io da lei, da lui, da loro come coppia che vedevo simili a noi e bellissimi. Madonna, che cosa bella! Tutta questa tensione si traduce in una nottata stupenda in quattro di tenerezza, sesso, scoperta. Poi per vari motivi loro si sono lasciati male. No! Ormai già da un po'. Ovviamente inizialmente mi sono fatta da parte perché era una situazione delicata, ma i miei sentimenti per loro due sono rimasti lì. E in alcune occasioni hanno avuto modo di tradursi in avvicinamenti con entrambe emozioni intense e condivise. È un casino, un po' sì. In ogni caso mi sembra di star facendo un torto a qualcuno e mi sento anche come se fossi l'ultimo filo che ancora li lega, che penso sia una responsabilità che non dovrebbe riguardarmi. In tutto ciò il mio ragazzo è la più grande benedizione della mia vita, capisce queste dinamiche e cerca di essere dalla mia parte, anche se inevitabilmente spesso si sente in difficoltà anche lui, visto che rimane il fatto che siamo tutti amici, ma da quando si sono lasciati non ci vediamo più tutti insieme. Non so dove sbattere la testa. Wow, che bel casino. Allora, sono d'accordo sul fatto che non è tua responsabilità essere l'ultimo filo che li lega.
Questo sicuramente. Ma per il resto sì, è un po' un casino. Allora, intanto sono super felice che tu sia in una relazione così bella, così supportive, che il tuo ragazzo sia una persona che ti supporta, ti sostiene. Bellissimo, sono molto felice per questo. E allora, cioè, una situazione molto complessa a livello razionale, mi verrebbe da dirti, ok, frequentarli entrambi, ora che si sono lasciati, è una cosa molto complessa, nel senso che, cioè, aiuto, è un po' un casino. Allo stesso tempo capisco che se tu provi dei sentimenti per entrambe le persone è un po' difficile dire ok, ne frequento solo una, oppure ok, non le frequento, non frequento nessuno dei due, perché caspita, scusate, io non riesco a stare seduta dritta, perché caspita, cioè, come fai? Non so bene che consiglio darti, sinceramente, nel senso che sicuramente ci vuole un sacco di comunicazione, cioè se scegli di continuare a frequentare entrambi, è importante che tu chiarisca con loro che, cioè, intanto che ne parliate, cioè, per capire se per te è ok questa cosa, se per uno e per l'altra sono, è ok il fatto che tu li veda entrambi, cioè come li fa sentire, insomma, cioè se è una cosa che crea troppo disagio, che crea troppo dolore, e poi è importante che tu chiarisca questa cosa che non è che tu sei il filo che li tiene uniti o cose di questo genere, no? Cioè è molto complesso perché dovresti comunque vederli in modo separato, senza poi che si intersechino le cose, perché col fatto che loro due hanno una storia e poi si sono lasciati male, non è proprio facilissima questa situazione. Sicuramente la cosa più facile di tutte sarebbe rimanere in amicizia e non frequentarli. Facile dal punto di vista di gestione, non dal punto di vista di sentire. Mi rendo conto che cioè, è molto difficile dire ok, boh, facciamo la cosa più facile dal punto di vista di gestione. Io non ci riesco mai, per esempio, quindi non so bene cosa consigliarti, ti giuro, cioè nel senso, sicuramente di comunicare tanto tanto con loro, oltre che con il tuo ragazzo, che però mi sembra che sia una cosa che fai già molto bene, e capire un po' come muovervi, nel senso che la vedo un po' complessa il fatto che tu frequenti entrambi. Mi rendo anche conto che l'opzione di scegliere una delle due persone da frequentare e lasciare andare l'altra è anche molto difficile, perché comunque quello che senti lo senti, non è che si spegne perché oggi decidi che l'altra persona non la vedi più. Probabilmente quello che farei io sarebbe cercare di parlarne con ogni persona coinvolta, per capire come le cose fanno sentire ogni persona, ma non per tipo gestirle o per dire ok, adesso sistemo io la situazione, ma per capire un pochino come muoverti, nel senso che con la consapevolezza di come le cose fanno sentire ogni persona coinvolta e di come ti senti tu, puoi prendere delle decisioni. Secondo me comunque sarà una cosa che un po' capirai man mano che vai, cioè è un po' difficile dire ok, facciamo così, questo è il piano, what's the procedure? Cioè, man mano che vai avanti capirai un po' come muoverti. Intanto ti mando un mega abbraccio, mi dispiace perché non ti ho dato dei consigli probabilmente molto utili, però è davvero un casino questa situazione. Spero tanto che tu riesca a districarti in questo casino, a vivertela al meglio con le persone, insomma, insieme alle persone coinvolte, che stiate bene, ecco. Un abbraccione. Come si fa a capire se una persona è gay? Magari mi piace un uomo ma mi viene il dubbio che lo sia, e quindi non so se posso provarci. Capisco la difficoltà, nel senso che dici ok, magari questa persona mi attrae, però non so se è queer o meno, quindi come faccio a sapere se tipo ci posso provare? Quindi allora io ci faccio questa cosa in modo molto sottile, nel senso, non lo so, provo un po' a flirtare in modo non troppo evidente, ok? Nel senso che se lo facessi in modo troppo evidente, magari l'altra persona non è queer o cose così, magari, non lo so, si allontana o cose così, la metto a disagio, non voglio assolutamente mettere nessuno a disagio. Quindi magari flirto in modo molto sottile, che potrebbe anche essere preso per un non flirt, diciamo. Se l'altra persona risponde sempre in modo flirty, flirto sempre di più, e quando è proprio chiaramente un flirt, mi dico ok, questa persona è queer, magari non è lesbica, però magari è bisessuale, pansessuale, insomma, gepiaso, questo è quello che mi interessa, non mi interessa proprio il suo orientamento sessuale specifico, mi interessa capire se piaccio io o meno. Quindi farei così, non so se può essere un consiglio utile, però io di solito faccio così quando ho il dubbio. Poi, ultima domanda, cioè ultima letterina. Ciao, finalmente all'età di 39 anni ho delle persone affini a me con cui condividere risate, confidenze e interessi comuni. Che bello! Nella vita ho avuto diverse amicizie, alcune anche molto belle, che però si sono concluse nel corso del tempo. Non a causa di litigi, ma evidentemente è vero quando si dice che molte persone fanno con noi solo un pezzo di viaggio. Quelle che rimangono con noi per tutta la vita sono poche. Senza rancore, si intende. Sì, anch'io la vedo così. Sono felice perché nella mia vita ho tante buone conoscenze, a cui voglio molto bene, poche amicizie con cui le giornate diventano davvero meravigliose. Che bello! Sono riuscita a costruirmi una bella rete di affetti con tanto impegno e anche fatica. L'ho già detto che sono felice?
E niente, non so se questo mio messaggio sia in linea con la posta del cuore, ma sono felice e volevo condividere la mia felicità. Le cose belle amo condividerle. Un grande abbraccio, Tiziana. Che bello, cioè, grazie mille per questa condivisione, veramente mi scalda il cuore e penso lo possa fare anche per le persone che guardano questo video ed è una bellissima conclusione della posta del cuore. Sono veramente tanto felice per te, Tiziana. Ti abbraccio tanto anch'io e che bello, continua a goderti la tua vita. Che bello. Bene. Sono felice perché sono riuscita a rispondere a tutte le letterine, erano un po' meno del solito, quindi per questo ci sono riuscita. Io vi ringrazio di cuore per aver guardato questo video, per avermi mandato le vostre letterine, per le belle parole, per la fiducia che mi date raccontandomi le vostre storie. Noi ci vediamo alla prossima, fatemi sapere nei commenti se avete riflessioni o consigli per le persone di cui ho letto le letterine. E se volete seguirmi anche su Instagram e TikTok mi trovate come naki.earth e lì posto con più frequenza, cioè ogni giorno quasi. E vi mando tanti abbracci e grazie di cuore. Ciao!